all'altro relatore, che è la senatrice Bianca Laura Granato, che è ancora Italia, che la cui relazione è informazione indipendente, quindi ritorniamo proprio sul tema della fabbrica del consenso, e il sottotitolo è priorità per l'agilità democratica. Prego. Grazie. Ho ascoltato da quelli che mi hanno preceduto una serie di interventi molto interessanti, rispetto ai quali chiaramente io posso dare anche un quadro di riferimento dal punto di vista della mia attività parlamentare. Io sono stata eletta con il Movimento 5 Stelle nel 2018 e dopodiché gradualmente, quando praticamente il Movimento 5 Stelle ha cambiato completamente linea e poi per sposare alla fine con la fiducia il governo Draghi, ho optato per chiaramente non confermare questa scelta e quindi sono stata espulsa dal mio gruppo parlamentare e ho poi intrapreso un percorso totalmente, radicalmente diverso, che attualmente mi ha portato in un partito minoritario che probabilmente non ho sentito nominare a nessuno e che si chiama Ancora Italia, che oggi è confluito in un partito che invece è riuscito a presentare tutte le firme alle elezioni, per le elezioni politiche del 25 settembre, che si chiama Italia Sovrana e Popolare. Qual è stato il percorso che mi ha portato a questo cambiamento? Chiaramente una serie di eventi che si sono verificati, rispetto ai quali proprio la mancanza di informazione libera è stata assolutamente determinante. E quando è iniziata quindi la cosiddetta pandemia, la definisco così perché chiaramente c'è una narrazione che si fa intorno a questo evento, che è quella circolante, che purtroppo, ecco, non collima con tanti fatti reali che poi insomma gradualmente stanno venendo alla luce, innanzitutto quelli diffusi dalle cosiddette fonti ufficiali, che sono appunto quelle considerate autorevoli, tipo l'Istituto Superiore della Sanità e quant'altro. Quando è iniziato questa situazione, si sono verificate una serie di cose curiose che hanno fatto scattare un meccanismo di stanziamento continuo di denaro pubblico anche per appunto la verifica per il contrasto alle cosiddette fake news. Le fake news vengono, diciamo, sono definite così a tutte quelle informazioni che escono fuori dalla narrazione ufficiale e che quindi non trovano conferma nell'autorevolezza di una fonte ufficiale, che però è una fonte governativa, la quale però molto spesso, nonostante l'autorevolezza, non si basa su alcuna prova. Una delle cose più evidenti è tutta la propaganda che è stata fatta, per esempio, sui vaccini anti-Covid, definiti come efficaci e sicuri in tutte le sedi istituzionali, autorevoli, e quindi anche in Parlamento dallo stesso ministro, pur in assenza di report di sicurezza ed efficacia di un completo ciclo di sperimentazione. Ecco, su questi prodotti, per esempio, non è mai stata fornita un'informazione completa. Se ne può trovare riscontro anche sui siti delle agenzie di farmacovigilanza, che sono EMA e AIFA, però le fonti cosiddette autorevoli non hanno mai divulgato o dato insomma, il giusto rilievo.
a questa completezza di informazione per portare quindi ad una sorta di propaganda che si è fatta su questa vertenza. Sostanzialmente quello che hanno rilevato alcuni che hanno parlato prima di me e che si sono resi conto, si sono dovuti rendere conto, no? Che in realtà i politici parlano tutti la stessa lingua, che i politici hanno quasi tutti lo stesso programma, è assolutamente vero, ma perché hanno quasi tutti lo stesso programma anche se fingono una contrapposizione ideologica, fingono un insomma, fingono di essere diversi. Perché? Perché sostanzialmente si uniformano ad un'agenda comune a tutto l'Occidente, che è la cosiddetta Agenda 2030, un'agenda in base alla quale ci sono un'agenda che è gestita dai mercati e quindi dalle lobby finanziarie che hanno pianificato investimenti in determinati settori nella prospettiva di modificare i connotati alla società tutta, alla società dei vari paesi, attraverso quindi una serie di pretesti, tipo quello per esempio dei cambiamenti climatici, perché infatti nessuno ha avuto il dubbio che il Piano Nazionale per la Ripresa e per la Resilienza, che è stato varato dopo, quando praticamente si è palesata la pandemia, destinasse il 37% delle cifre investite a misure sulla cosiddetta transizione ecologica, che poi invece si è spostata sul fronte energetico, il 20% di quel piano è destinato invece a misure sulla digitalizzazione e poi diciamo soltanto una minima percentuale, un 9%, è destinato alla sanità e non alla sanità intesa come come rinforzo del servizio di cura al cittadino, ma come ricerca per esempio sui vaccini e cose di questo genere. Diciamo, se ci si pone la domanda sul perché effettivamente, su queste incoerenze, si capisce come effettivamente non c'è quello che ci viene raccontato non corrisponde alla realtà dei fatti. La pandemia, cosiddetta pandemia, quando insomma, si è realizzata, si è verificata, Conte, non so se ricordate, ha sempre detto che il mondo non sarebbe più stato lo stesso di prima. Lo stesso ha detto Mattarella, che insomma dopo questa fase ci sarebbe stato un nuovo mondo. Quindi quello doveva essere l'inizio di un reset, di un cambiamento che non riguarda solamente appunto l'economia e la finanza, ma riguarda anche le persone, riguarda le democrazie. Infatti, se voi avete notato, abbiamo dovuto subire delle restrizioni inedite dei nostri diritti costituzionali, restrizioni che non erano solo quelle della capacità di movimento, quindi di spostarsi da una parte all'altra, ma anche di libertà personale, perché quando si tratta di non poter uscire di casa, quella è una restrizione alla libertà personale. Quando si tratta di non poter aprire un esercizio commerciale, non poter svolgere un'attività lavorativa, quello è una limitazione a un diritto costituzionale, il diritto al lavoro, che è sancito dall'articolo 1 della Costituzione. E queste interruzioni chiaramente delle attività economiche poi hanno portato ad una serie di
tragici eventi, quindi chiaramente crisi delle singole aziende, delle singole imprese, rispetto alle quali sono stati necessari degli scostamenti di bilancio, numerosi scostamenti di bilancio per ben due anni, prima per i cosiddetti ristori, poi con Draghi appunto i cosiddetti sostegni. Questi scostamenti di bilancio si sono diciamo tradotti in misure in realtà molto assolutamente insufficienti a riparare ai danni subiti dalle varie attività economiche, e adesso con questa guerra diciamo c'è la batosta finale, che è quella dell'energia e quindi dell'aumento vertiginoso dei costi di produzione per le aziende e di trasporto delle merci. Questa crisi energetica non è iniziata però adesso, se ci fate caso è iniziata già a luglio del 2021, quando sono stati modificati, quando alcune per alcune percentuali di gas l'Europa ha deciso di non rinnovare i contratti pluriennali con Gazprom, ma di attingere diciamo al mercato e quindi utilizzare dei contratti spot, nonostante Gazprom giustamente aveva informato la von der Leyen che questo avrebbe provocato una instabilità nei prezzi di questa importante materia prima, quindi fonte di energia, che poi sono andati chiaramente lievitando e si sono poi diciamo, e la speculazione è diventata gigantesca a causa delle sanzioni diciamo provocate dal conflitto russo-ucraino, rispetto al quale l'Europa ha ritenuto di non dover rimanere neutrale, ma di dover intervenire attraverso l'invio di armi e qualsiasi altra cosa, e quindi con delle sanzioni alla Russia che hanno sortito solo l'effetto che appunto la Russia ha potuto cambiare, quindi ha venduto il suo gas in quantità superiori ad altri paesi che lo rivendono a noi a diciamo a prezzo maggiorato, e che appunto il prezzo del mercato di questa materia sia lievitato a causa proprio per effetto di queste speculazioni, rispetto alle quali appunto il nostro governo non ha fatto assolutamente nulla, non ha posto nessun calmiere, nonostante l'ENI sia una partecipata pubblica e quindi sia una azienda che deve seguire determinate indicazioni anche diciamo governative, e nonostante l'Italia possa mettere un freno a tutto ciò, i partiti stanno a scannarsi, quindi a parlare, a dibattere su che cosa, su come rimediare, come mettere pannicelli caldi, magari con ulteriori scostamenti di bilancio, con altre quote, cifre assolutamente insufficienti a poter rimediare al maltolto, e soprattutto incrementando ulteriormente l'usura del debito pubblico, che toglie sempre più capacità di autodeterminazione e quindi che lede gravemente sempre di più quel principio di sovranità. Di tutte queste cose chiaramente nessuna, non troverete mai alcun elemento emergere in un dibattito pubblico televisivo oppure in un giornale di quelli mainstream. Gli unici giornali cartacei che vedo che ogni tanto trattano l'argomento sono per esempio La Verità oppure Il Fatto Quotidiano, ma poi
appunto, a parte l'informazione che circola sul web e che per fortuna fornisce un'ampia gamma di approfondimenti, ci sono vari canali sul web che consentono di assistere a delle analisi geopolitiche, ma anche economiche, storiche di tutti gli eventi che purtroppo in questo periodo stanno affliggendo il nostro paese e non consentono ai cittadini di assumere tutte le informazioni tutte le informazioni appunto che sarebbero necessarie per l'esercizio democratico poi del voto e libero del voto. Per fortuna, ecco, ci sono tante fonti autonome che riescono a sopperire a questa carenza, a questa mancanza, però circolano soltanto appunto sul web e anche su quelle c'è un esercizio costante di censura. A luglio infatti è stato chiuso un canale che si chiama Oval Media su YouTube, che appunto faceva approfondimenti su tutte queste tematiche di attualità, ed è un canale che non è solo italiano, ma è anche presente in Francia e in Germania. Quindi YouTube ha ritenuto opportuno di censurarlo, perché anche YouTube chiaramente le azioni e le ed eventuali rinazionalizzazioni, che sarebbero per esempio quelle degli asset strategici, che sarebbero fondamentali. Guardiamo il caso di Atlantia, che è veramente esemplificativo, 43 persone morte a causa della mancata manutenzione del ponte Morandi e la concessione non revocata, ma anzi è stata ricomprata a prezzo pieno, anzi maggiorato dallo Stato italiano, quasi ad indennizzare persino l'azienda, la multinazionale, di qualche piccola perdita magari nel pagamento dei pedaggi. Purtroppo la vita umana in un contesto simile, in cui attualmente ci dibattiamo, vale poco e nulla, nel senso che se a dominare i meccanismi della società sono soltanto gli interessi dei mercati e della finanza, e dei tecnocrati come Draghi operano in base a questi interessi, con la connivenza chiaramente di tanti partiti, i quali purtroppo, e vi dico anche che a noi parlamentari sono arrivati anche dei sondaggi anonimi a cui partecipare, rispetto ai quali, i quali appunto proponevano, tutti con domande formulate diversamente, dei questionari in cui si chiedeva se saremmo stati disponibili eventualmente a non prediligere l'interesse del nostro paese rispetto a proposte provenienti da gruppi di pressione. E quindi io vi dico che siamo in una situazione veramente grave. Non so quanti di voi sanno che il 6 settembre è stata annunciata alla presenza di un ambasciatore NATO, italiano della NATO, Talò, in Belgio, è stata annunciata la nascita di una newsroom, European Newsroom, cioè una sorta di agenzia di stampa europea che si prefigge l'obiettivo proprio di contrastare le fake news, cioè di contrastare le informazioni difformi da quella che è la vulgata, cioè la narrazione praticamente dominante. Questo è quello che sta avvenendo, ma io penso che chiunque abbia un profilo social e chiunque per esempio su Facebook segua determinati filoni di informazione abbia
continuamente avuto a che fare con una sorta, con una censura continua, qualora si condividano pagine o anche informazioni, video che sono sgraditi alla informazione dominante, ed è quello che ti dicono è che dei fact checkers indipendenti hanno ritenuto, hanno valutato questa informazione o come pericolosa perché suscita odio e violenza, non c'è magari una parola di violenza o di odio, perché comunque si parla, che so, di informazioni sulle morti improvvise, insomma, che sono in aumento in questi ultimi tempi, e quindi si ipotizzano delle correlazioni con le vaccinazioni di massa, oppure sono cose di questo genere, cioè informazioni di questo genere vengono ritenute diciamo fautrici di violenza e di odio, e quindi vengono assolutamente cancellate, ti viene ridotta l'algoritmo, ti riduce la possibilità di visualizzazione della pagina, quindi si opera quello che viene tecnicamente definito uno shadow banning, cioè una sorta di adombramento, insomma, della pagina, cioè la pagina viene in qualche modo fatta visualizzare a un numero inferiore di utenti rispetto a quello che è il suo potenziale. E poi anche praticamente vengono bannate, per esempio vengono censurate delle immagini laddove tu non è specificato, cioè con il pretesto, per esempio, che il contesto non è quello, che non ci sono sufficienti indicazioni di contesto per poterle ritenere autentiche, tipo un video, a me è capitato per esempio su un video che di un'audizione condotta nel Senato appunto di uno Stato degli Stati Uniti, in un contesto quindi ufficiale, e su questo video mi è comparsa questa scritta che appunto questa immagine non è sufficientemente, cioè il contesto non è sufficientemente chiaro, per cui ecco, insomma, c'è un'ipotesi di e quindi questi sono i pretesti con i quali ti oscurano tutte le informazioni che eventualmente vengono fatte circolare. Queste cose appunto quando, cioè in che costanza, in che circostanza sono mai avvenute nella storia questo tipo di censure, perché mentre una volta esisteva una censura proprio ufficiale per cui ad alcune cose si vietava proprio la pubblicazione, adesso la censura è molto più mascherata, quindi esiste questa censura per esempio social, la chiusura dei canali sgraditi, però esiste anche la censura silenziosa, la censura del politically correct, cioè quella che definisce fake news alcune cose, quella che definisce complottista una certa categoria di persone, quella che definisce novax un'altra categoria di persone, quella che definisce filo putiniani un'altra categoria di persone, che semplicemente hanno un atteggiamento dubbioso, critico e in qualche modo alternativo di fatti che comunque non vengono mai approfonditi e rispetto ai quali non c'è mai un dibattito argomentato, perlomeno nelle reti mainstream io non ho mai visto un dibattito argomentato sulla questione ucraina, non ho mai visto circolare le informazioni di cui parlava il dottor Teti, così come quelle, cioè, e per fortuna ci sono dei canali indipendenti che consentano sul web, che mandano degli inviati, dei giornalisti, dei reporter che poi ci restituiscono delle immagini chiare, tra queste per esempio le ultime, per esempio l'ultimo
viaggio che ha fatto Franco Fracassi in Donbass, ha esaminato, ha visto la realtà di quei luoghi, ha visto anche i supermercati con tutta la roba italiana dentro, ha visto quelli che erano i fast food che adesso hanno tolto le insegne, però dentro si mangiano gli stessi prodotti, si consumano gli stessi prodotti, quindi sostanzialmente in Russia di tutto quello che noi stiamo provando, perché noi siamo votati al default, perché io ve lo dico e spero che arrivi chiaro a molti di voi che magari sono scettici, tutto quello che questo governo sta facendo è volto esclusivamente ad un reset dell'economia italiana, perché le piccole e medie imprese, il posto occupato dalle piccole e medie imprese deve essere, anche quelle fette di economia devono essere assorbite dalle multinazionali, ci sarà una perdita di posti di lavoro di almeno il 50% dei posti di lavoro e quindi attualmente occupati, tanti padri e madri di famiglia resteranno in mezzo ad una strada, perché questo è l'epilogo. E chiaramente svuoteranno i nostri conti correnti, perché vogliono mettere chiaramente attraverso questi costi quintuplicati, decuplicati delle bollette, vogliono metterci nelle condizioni di non avere più un euro da parte, perché vogliono mettere le mani pure su quei 5.200 miliardi di euro che stanno nei nostri conti correnti, che l'Italia ha, quindi aumentando il nostro indebitamento privato. E questo per che cosa? Per consegnarci come una colonia, perché comunque le privatizzazioni ormai sono andate a gonfie vele, con il Piano Nazionale per la Ripresa e per la Resilienza oltretutto hanno introdotto delle misure di competizione anche sul fronte per esempio dell'energia e quindi di competitività, quindi praticamente noi abbiamo una triste realtà. Questo piano prevede che questi soldi, questi 200 miliardi, vadano spesi entro il 2026, cioè dal 2021 al 2026 quale azienda italiana avrà le risorse, oltretutto bastonata in questi anni di recessione indotta, per poter competere con i concorrenti, le concorrenti multinazionali, diciamo multinazionali che oltretutto hanno i loro profitti, li mettono nei paradisi fiscali e che in Italia non pagano tasse. Cioè, una volta che le multinazionali avranno occupato ogni settore dell'economia, che cosa resterà della nostra economia? Cioè, chi pagherà le tasse, come si manterranno i servizi, come si manterrà la sanità, come si manterrà l'istruzione? Tutte queste domande bisogna porsele per capire il progetto che c'è di fronte, che attraverso questa agenda si sta portando avanti. L'informazione non circola ed è questa la cosa grave. Gli italiani non capiscono nulla, aspettano adesso lo scostamento di bilancio, aspettano la manna dell'Europa, cioè gli viene detto che l'Europa ci darà i soldi, ci consentirà di fare uno scostamento, quindi dobbiamo chiedere con la manina soldi che poi noi versiamo all'Europa continuamente, oppure dobbiamo chiedere alla BCE la possibilità di fare questi scostamenti di bilancio che chiaramente ci incravatteranno sempre di più e ci vincoleranno ad ulteriori misure, ad ulteriori riforme, ad ulteriori restrizioni. E quindi poi ci diranno ma dobbiamo rinunciare alla nostra sovranità, è perché noi siamo indebitati, abbiamo il debito, ho capito, ma se tu amministri in questo modo è ovvio che il debito non può che salire e noi non possiamo che fallire tutti, perché è chiaro che insomma questa politica ci porterà soltanto al fallimento. Le uniche cose che non subiscono nessun decremento sono per esempio gli stipendi dei dirigenti pubblici, e questo non lo dico per invidia sociale, lo dico semplicemente perché costoro dovranno essere messi nelle condizioni di compiere ulteriori abusi sui lavoratori come quelli che abbiamo visto finora, sospensioni, demansionamenti, gli insegnanti sono stati demansionati,
perché non va, quelli che non si sono vaccinati sono stati demansionati, puniti, segregati con tutto il tampone che erano costretti a fare una volta ogni due giorni, erano costretti a lavorare negli scantinati senza studenti, e il nostro ministro dei rapporti col Parlamento D'Incà ha risposto chiaramente all'interrogazione che gli è stata posta, che è quello che non erano, insomma, che bisognava dare una lezione a queste persone, perché queste andavano punite. Ora, il nostro ordinamento non prevede che la legge abbia una funzione punitiva delle opinioni, poi rispetto a trattamenti sanitari che oltretutto non hanno completato nemmeno un ciclo di sperimentazione, si sono rivelati palesemente inefficaci, hanno sempre lasciato circolare i contagi, quindi questa gente non era infetta, non era malata, non aveva nulla, veniva solo obbligata a è stata solo umiliata e mortificata, e ci sono tanti sanitari che sono ancora sospesi senza motivo, anche perché oltretutto ai guariti è stata data la possibilità, cioè i guariti sono comunque tenuti, hanno un periodo di immunizzazione di soli 3 mesi, mentre i vaccinati di 4, cioè queste cose le ha decise non la scienza, perché dov'è questa scienza? Li hanno decisi i decisori politici, perché il CTS è da un pezzo che non avalla più queste teorie, perché si sono evidentemente vergognati. Il decreto 172, che infatti quello che ha stabilito l'obbligo vaccinale per gli ultra cinquantenni, non ha alcun parere del CTS, e quando io gli ho chiesto conto di questo, loro ne hanno riesumato uno vecchio per cercare di affazzonare le cose, di mettere insieme una teoria che non sta in piedi, non sta a galla in nessun modo. Quindi purtroppo, ecco, ci troviamo in una democrazia soltanto di facciata, in realtà. Quello che stiamo vivendo è, diciamo, l'apoteosi di un, non lo so, di un totalitarismo, di una dittatura totalitaria, che comunque si è manifestata anche nelle modalità con le quali sono state indette queste elezioni, in fretta e furia, durante, con la raccolta firme per i partiti che non erano appunto già che non erano già rappresentati in Parlamento, costretti a raccogliere le firme nella settimana di Ferragosto, i moduli che sono usciti praticamente il primo di agosto, insomma cose veramente inenarrabili, per non parlare di quello che è successo in Sicilia, dove la raccolta firme delle nazionali, nonostante la data delle elezioni sia la stessa, non è potuta coincidere con quella delle elezioni regionali, perché i moduli delle elezioni regionali sono usciti quando erano state appena consegnate le firme dei moduli nazionali, quindi tutto fatto apposta, perché anche perché in Sicilia dovessero poi ricominciare da capo la raccolta firme. Quindi l'agibilità democratica in questo paese, in queste condizioni, non esiste più, cioè non esiste di fatto, non esiste, perché non c'è una libera informazione, abbiamo detto, perché ci sono questi grandi gruppi editoriali che hanno ormai occupato e sono sponsorizzati, finanziati chiaramente dal governo, hanno occupato tutti gli spazi dell'informazione, tutti gli spazi, insomma, dell'informazione, quindi tutti i finanziamenti si sono bene o male accaparrati. E poi chiaramente abbiamo una RAI che abbiamo visto che non è soggetta ad alcuna vigilanza da quando i 5 Stelle, c'è questa finta opposizione in Parlamento di Fratelli d'Italia, i 5 Stelle sono passati al governo e si sono totalmente disinteressati della RAI e quindi del servizio di informazione pubblica, l'hanno praticamente ceduto, devoluto completamente a tutti i partiti con cui hanno governato, quindi di fatto quello spazio pubblico pagato da noi è stato completamente occupato, e come vedete spazio per i partiti emergenti non esiste.
scuola che c'è questo, cioè l'istruzione, la formazione è stata mortificata già dalla scuola, la scuola è stata completamente rasa al suolo. Io sono anche un insegnante, quindi lo posso testimoniare proprio su quello che ho vissuto e che vivo sulla mia pelle. Io infatti sono entrata in politica proprio per cercare di salvare la qualità della scuola pubblica, e però purtroppo non ho, non ho visto altro che riforme che l'hanno peggiorata sempre di più, così come la ricerca, anche non è libera ma è orientata, sempre dove chiaramente interessa orientarla a questi gruppi di pressione, di potere, e che hanno, diciamo, interessi nella finanza. Per cui è chiaro che tutto questo ci porta ad una conseguenza, cioè noi dobbiamo intraprendere una rivoluzione culturale che incomincia dall'istruzione, che poi finisca attraverso, finisca nell'utilizzo, nella elaborazione di piattaforme libere che possano circolare sia sul web sia sui canali digitali terrestri. Io un piano ce l'ho, però è troppo lungo, ne parliamo in un altro momento. Grazie. Grazie senatrice, la ringraziamo per la fotografia che ha fatto della